Grande, grande vantaggio sul pilota inglese, la sua Cooper Bristol, terzo rimane Gary Pickering con la Jaguar, il pilota Gary Pickering sta tenendo la terza posizione, poi la lotta tra la Maserati, il Williams numero 42, il 38 di Wayne Mann che è salito in quinta posizione, e Chambon che dopo il testa coda è finito in sesta con la sua Maserati 300 numero 44. Attenzione anche la Allard numero 10 Schleimer e poi Cooper, la Cooper T33 di Cooper, ma stiamo vedendo ancora una buona prestazione da parte della Ferrari 340 mm, del pilota italiano Roberto Crippa che adesso è in 19ª posizione, sta attaccando David Franklin sulla 225S, ma per il momento lo divide un giro di differenza. Attenzione Johnny Ur che sta cercando, ha ridotto oltre 10 secondi il suo vantaggio, ma mai manca un giro solo per Alex Bowman, è la sua passeggiata finale per il traguardo, sta ripetendo il successo del 2012. Alors que maintenant le quatrième est Michael Williams avec la Maserati, donc 150-200S, le pilote allemand. Mike Mann, Frédéric est également cinquième avec la Cooper T38 et on retrouve Chambon sixième. Derek Wood avec la Cooper T33 et septième, la LRJ2 donc dans l'ordre est à la septième place. Il nous reste moins de 3 tours pour l'arrivée. 3 tours pour l'arrivée pour la fin de course. Chambon have got ahead of Michael Wills up to fourth place. At the start of the next lap, you've got the smoke outside the box, and the smoke down to sixth place. Entre le premier et le deuxième, et de plus de 7 secondes. Voilà pour la situation. On a fait 4 tours sur 10. We're on lap 5 then. 4 laps are moving halfway round, the fast leader there. The race will be a long way round. This is lap 5 to go in the end of this one. Then we have the leader in the upstart. We're going to the C time of the UG time, the slow B time of the Ecuadorian driver, the end of it, the Rivera de Vieira. So, Adam's coming back. The leader last 2 years ago, he's down by around 159.920.